La I, la vocale I negli acuti, bisogna farla sempre con l'adattamento della gola chiusa, perché la I non vuole la gola aperta. Ora però c'è un momento in cui tutti noi abbiamo una nota dopo il passaggio, solitamente dopo il passaggio, dove dobbiamo aprire la bocca per dire una I. Per esempio un soprano che mi va a cantare e mi fa una I aprendo la bocca, vai a snaturare quello che è la I. Quindi, ma il mio nome è Lucia, per esempio, tu fai non si capisce niente di quello che dici. Allora, nel fa devi essere brava a fare no. Vedete? I o rispetto che la I ha, la conformazione della I ha la laringe alta, e rispetto che la O ha la conformazione della laringe bassa nel fa. Se andiamo a fare, per esempio, e se qui magari qualcuno può aprire la bocca perché non riesce a fare il soprano. Sì, diventa un po' pericoloso lassù, è come se io dovessi fare un sovracuto con la I schiacciata. Quindi potete fare e se la aprendo la bocca. Ecco, ci sono questi punti che voi dovete analizzare sullo spartito, dove voi nei vocalizzi già dovete abituarvi ad aprire la bocca quando dite la I. Quindi facciamo uno schema che potrebbe essere giusto un po' per tutti. Quindi le voci da basso, guardiamo, analizziamo che quando arrivano su un re possono cominciare, secondo me, già a pensare di aprire la bocca, non la gola, una cosa del genere. Ovviamente, non ho la corda da basso. Per i baritoni, secondo la mia esperienza, si comincia un po' più su, già mi bemolle, mi, ecco. Per i tenori, io apro la bocca nel si bemolle. Addirittura. Quindi bisogna vedere, per esempio, già per i baritoni leggeri potrebbe essere un fa diesis, un sol anche. Per i baritoni più drammatici magari è un mi bemolle, un fa. Dovete sentirlo voi. Vi faccio sentire sulla mia corda che cosa significa, qual è la differenza. Se io faccio sentite che la vibrazione è giusta. Sentite che c'è qualcosa che mi serve perché è troppo schiacciata e quindi su si bemolle apro. Per un tenore leggero probabilmente non avrà bisogno di aprire la bocca nella I nel si bemolle, ma la potrà aprire magari su un si, su un do diesis, a seconda di dove poi, di come sono le sue corde e la sua conformazione. Per i mezzosoprani è la stessa cosa, un po' come il baritono, però le donne cambiano, le donne aprono la bocca, devono aprire la bocca un po' prima nella I. Non è, per esempio, un soprano lirico, se io apro la bocca nel si bemolle, un soprano lirico la aprirà probabilmente un sol, la bemolle, perché sono più acuti, stanno nella zona più alta e quindi hanno bisogno di trovare più ampiezza, altrimenti la I si schiaccia. Quindi, mi raccomando, le I nella prima ottava non va mai aperta la bocca, e fate questo esercizio per alternare la I con le altre vocali. Quindi, per i bassi. Una vocale profonda alternata con la I, oppure non muovete mai questa testa per fare così qua, ma sempre i, va bene? I, o, i, o, i, o, i, per i baritoni. I, o, i, o, i, o, i.
vedete che la I è sempre chiusa e adattata piccola. Ed è importante alternare questa I alle altre vocali, perché così voi farete capire le parole al pubblico, almeno qualcosa il pubblico capirà. Altrimenti, se impastate la I con le vocali per fare tutta la voce rotonda, è un gravissimo errore di quelli che dicono che c'è una sola posizione per cantare bene. Non è così, sono tantissime posizioni, mi dispiace per voi, ma è così. Guardate i cantanti bravi che cantano e vedrete che non stanno mai fermi impalati così. Sempre hanno un modo di elasticità. Va bene? Quindi buon lavoro con la I e fatemi sapere quando a voi serve e magari mandatemi un video. 3, 2,